E ciao gente, cosa si dice in paese? Abbiamo visto in un video precedente dei giochi che hanno copiato altri videogiochi più famosi e devo dire che erano davvero molto brutti, alcuni addirittura ingiocabili, ma oggi andremo a vedere più sullo specifico. Grazie a PlayerUnknown e Fortnite, i Battle Royale hanno cominciato la loro epoca d'oro. Moltissimi hanno quindi provato a creare giochi simili, se non uguali, a Fortnite specialmente, che sembra essere piaciuto sia a piccoli che grandi. Se siete seduraiati, oggi andremo a vedere proprio delle brutte copie di Fortnite. Cominciamo! Rocket Royale. Dal titolo starete pensando stia parlando di un Fortnite fuso con Rocket League, ma sfortunatamente no, è un prodotto diverso e molto scarso. Parliamo di un gioco presente sugli store per smartphone in cui vi ritroverete su un'isola, sì, come ogni altro Battle Royale, cercando di scappare o sopravvivere, in due modi. I due modi per vincere infatti sono uccidere tutti oppure costruire un razzo tipo NASA e scappare. E quindi dovrete craftare prendendo materiali per tutta la zona senza farvi ammazzare. Avrete già capito che il bilanciamento è ridicolo, perché risulta impossibile prendere del materiale in santa pace. Beh, quasi impossibile. Ma questo gioco è un copia incolla di Fortnite al 100%. Non solo la schermata di gioco, ma pure quella di caricamento è stata plagiata. L'unica cosa carina è il fatto che possiate modificare le armi costumizzandole, ma diciamo proprio che non è abbastanza. La velocità di gioco è quasi 60% diminuita rispetto a Fortnite. Sembra di combattere usando delle tartarughe in uno scenario creato con i cubi della Cybertruck di Tesla. Respawnables. In realtà non sarebbe stato tanto male questo gioco, però c'è sempre un però. Intanto è un Battle Royale, o almeno metà via, perché le mappe sono molto più piccole e potrete trovare giocatori come niente. Il punto principale sono le armi e la devastazione. È un casino totale. Potete resuscitare quante volte volete e tornare a fare strage fino alla fine del tempo limite. Riuscirete in ogni partita a fare almeno 3 kill, minimo. Si basa sulle armi come detto prima, perché a ogni livello che salite se ne sbloccano di sempre più potenti e devastanti. Il problema è che quindi i primi livelli vi ritroverete con delle mitragliette da 2 soldi, mentre i vostri avversari probabilmente avranno pure delle bombe nucleari. E questo è proprio il ma che volevo spiegarvi. I server per la maggior parte sono vuoti e quindi il matchmaking abbina quelli che hanno appena iniziato a giocare con altri che magari sono a un livello del tutto diverso e il 90% delle volte possiedono armi stratosferiche. Provare per credere, eppure non è tanto male. Creative Destruction. In Creative Destruction, il cui titolo non rappresenta per niente il gioco, avrete un'arma futuristica di base da tenere sempre con voi, molto simile a una cosa già vista in Half-Life 2. Con questa potrete creare e distruggere mappe. Il problema è che è un tipo di costruzione proprio basilare e noioso. Le texture per ogni fottuto elemento sono sempre le stesse, cioè mattoni a forma di esagoni. Per di più il gameplay è talmente lento che vi verrà voglia di spaccare il controller in modi molto fantasiosi per sfogarvi un po'. L'unica cosa carina è l'animazione della morte, dove rimarrete attaccati a dei palloncini per andare in paradiso. Beh, non è il paradiso, ma è meglio di sto gioco. Ah, altre armi ovviamente ci sono, ma non vale nemmeno la pena usarle, e se siete interessati è disponibile anche per Steam. Rules of Modern Survival. E adesso abbiamo un gioco che merita una menzione d'onore sicuramente in ogni Games Award. Eccovi Rules of Modern Survival, che vince la coppa come peggior grafica sul pianeta. È vero, non è importante solo quello, ma quando ti ritrovi a vedere certe cose, sicuramente una frase del genere non ti passa per la testa. L'unica cosa decente sono le kill in slow motion, forse. Ma tutto il resto, beh, basta guardare. Il tuffo dall'elicottero, per esempio, è veramente vergognoso all'inizio. E potete farvi 2 risate con gli amici. Ogni cosa è stata creata con un solo poligono, secondo me, perché i veicoli lasciano veramente a desiderare come tutto il resto. Fortcraft. Ai tempi dell'uscita stava facendo bene e aveva conquistato una piccola nicchia, ma proprio piccola, Era praticamente Fortnite. Stesso modo di costruire, stesso gameplay e stessa grafica colorata, ma non c'era nulla di originale. E proprio per la piccola popolarità che stava acquisendo, Epic aveva deciso di far causa a tutta la casa dietro al progetto, cioè NetEase. Ma essendo stato un progetto molto dispendioso dove avevano speso tantissimi soldoni, quindi big money, avevano deciso di prenderlo e trasformarlo, sentite bene, in Creative Destruction. Molto diversificato rispetto a prima e meno denunciabile. Il problema è che ha perso parte della popolarità dopo tutti i casini successi, ma sinceramente non la vedo come una gran perdita.
Con questo concludiamo. Avete mai giocato a uno di questi cloni fallimentari? Noi ci sentiamo alla prossima, gente. Stesso posto, stesso gamer e orario diversissimo. E mi raccomando, passate anche da Twitch e seguitemi pure lì per fare magari due chiacchiere in chat mentre gioco a qualcosa.